Amici appassionati di ciclismo e della bicicletta, ma lo sapevate che in Italia esiste un concorso letterario dedicato esclusivamente alla bicicletta e al suo mondo? E questo è il bicicletterario, Parole in bicicletta, che è giunto alla sua settima edizione ed è organizzato dal Cosmos di Minturno Scauri, in provincia di Latina, che ha come scopo la sensibilizzazione alla mobilità sostenibile, l'uso quotidiano della bicicletta, insomma, capito? Il concorso si rivolge ad autori acclamati o ad autori in erba, di ogni età, anche voi bambini e ragazzi. In che senso? Sì, allora, sono previste quattro sezioni generali: poesie, racconti, veloscriptum, sabili aforismi e fumetti. E le categorie sono divise per fasce di età, praticamente bambini fino ai 13 anni, ragazzi dai 14 ai 18, adulti, insomma, dai 18 anni in poi. Insomma, potete raccontarci del vostro viaggio in bicicletta, della prima volta che ci siete saliti, di quella volta che siete caduti, insomma, di quel giorno che avete vinto una corsa. Insomma, raccontatevi, raccontate quello che vi pare, basta che ci sia una bicicletta di mezzo. E quest'anno ci sarà anche il premio speciale Eroica dedicato alle ciclostoriche e al mondo del ciclismo d'epoca, insomma. Ecco, insomma, è meraviglioso tutto questo. Avete tempo fino al 15 febbraio per inviarci la vostra opera, una opera a testa. Ma perché partecipare a Bicicletterario? Beh, intanto non costa nulla ed è già un buon motivo. Poi perché scrivere di bicicletta è bello e fa bene alla salute. E anche perché non c'è nulla da perdere. Perché se la vostra opera non piacesse alla giuria, non saprà mai nessuno perché le opere arrivano in maniera rigorosamente anonima ai giurati. Rischiate solamente di essere selezionati per uno dei tantissimi premi dell'organizzazione. Insomma, rischiate di vincere qualche premio. Tutto qua. Ecco, mi raccomando, le opere devono essere rigorosamente inedite. Non devono essere mai state scritte e né pubblicate nemmeno sui social. Ok? Le premiazioni finali avverranno il primo weekend di maggio, in quel di Minturno Scauri, in occasione appunto della Marittima. Allora noi aspettiamo le vostre opere, avete tempo fino al 15 febbraio e allora buon lavoro. Il bicicletterario, parole in bicicletta.